Oggi abbiamo un ospite speciale, la mia super amica Valentina, che sa fare il tiramisù più buono del mondo. E oggi ci insegnerà a me come fare il tiramisù. Così potrò finalmente farlo anch'io, tanto sì. E poi non ne vedrò neanche una fetta, probabilmente. Avete aspettato tantissimo questa ricetta, quindi finalmente saprete questo segreto di come si prepara il tiramisù che Valentina tramanda da tante generazioni nella sua famiglia. Però in realtà io faccio sempre la versione classica, solo che per Nicole e Tomas faccio la versione col tiramisù. Perché a noi non piace il caffè, insomma, esatto. Lo sapete. E quindi ok, allora raccontiamo ai nostri amici a casa che cosa ci serve per realizzare il tiramisù, che è semplicissimo, giusto? Quindi quando ci mettiamo? Ma mezz'ora. Ah, mezz'ora, perché sono impedita io, se no voi 15 minuti. Ok, quindi insomma una roba veloce, facile, non serve ovviamente mettere nel forno. No, io non sapevo. Tutto a freddo. Ok, quindi allora gli ingredienti. Primo, Nesquik. Il più importante, il Nesquik. E quanto ci serve di Nesquik? Ha bisogno. Poco, ha bisogno. Ha bisogno. Ha bisogno. Nel dubbio si dice sempre ha bisogno. Poi ovviamente savoiardi. Che questo sarà fatto da questo, 300 grammi, ma okay. Ce ne servirà di meno in realtà. E poi abbiamo il mascarpone, 250 grammi. Basterà? Mi sembra sì, facciamola. Allora noi adesso facciamo la dose un po' piccola, di la teglia un po' piccola, perché domenica abbiamo mangiato una teglia enorme. E quindi siccome non volevamo rotolare a settembre, volevamo almeno fare una roba un po' più contenuta, ecco. Sì, sì, sì. E poi ci serve latte. Il latte o intero, parzialmente scremato, indifferente. Meglio questo scremato, non è parzialmente scremato. O anche quello sarà ancora più dietetico. Sì, meglio facciamo scremato. Sì, sì, ok, sì, ok, sì. Non so perché l'ho preso per sbaglio, evidentemente io si vede come faccio la spesa, bro. E poi cosa ci serve? Ah, due uova per 250 grammi di mascarpone. Benissimo, tu sembri molto professional. Formazione professionale. Ok, siamo pronte. Ah, non c'è zucchero, perché siccome siccome il Nesquik è particolarmente dolce. Infatti il primo ingrediente è lo zucchero. Ecco, quindi noi nella ricetta non aggiungiamo zucchero. Guidami, non so cosa fare. Sono completamente impedita, aiutami. Adesso dovresti prendere le uova e devi separare gli albumi dai morli. Io devo farlo? Perché poi devo farlo? Dove metto l'albume? Dove metto il tuo? È differente dai shot, le scegli. Due ciotole identiche, la ciotola che ti fa più simpatia la usi per gli albumi e l'altra per i tuorli. Ok. Si fa? Lei? No, ci provo. Al massimo mangeremo un po' di buccia. Come non cucinare con Nicole? Allora. Povera me. Ok, ce la posso fare. Ok, ce l'ho fatta. Silenzio e concentrazione. Ok, buttati là, il tuorlo. Ciao. Ok. Ragazzi, qui c'è la prova che so aprire. Come si dice? Aprire un uovo. Ok, lo butti qua. Pluff! Ora ci sarà da ridere da quando dovrei montare le uova. E poi è la prova della ciotola che la... Guarda, ce l'ho fatta subito! Oh, l'ho rotto. Vabbè, tanto il destino è quello. Ok. Abbiamo le fruste, ma... Abbiamo le fruste o anche il coso. Anche il coso. È il pulcino morto. Davvero? No. Ci credo. Ok. Devi buttarlo qua. Butto tutto? Sì, tutto. Così liscio. Sembra uno squishy. Nel frattempo Gatto Denver è venuto a salutarci e vedere se riesce ad accaparrarsi qualcosa. Ok. Che ho la sensazione che finirà male? Ok, allora abbiamo montato, tada! Dovevamo fare prima l'albume e poi ci siamo dimenticate, abbiamo fatto prima questo, quindi chi se ne frega, tada! Io se fossi da sola avrei già quel dito, però no, oggi siamo molto professional, non lo faremo. Ok, adesso cosa dobbiamo fare? Guidami. Dovresti rimettere queste qui e montare gli albumi, ok? Questo okay. Facciamo un bel cambio,
Ah, ok, allora adesso abbiamo gli albumi. E montiamo questi. Ok. Vediamo se Nicole è stata sono brava. Sono molto fiera di ciò. Ah! Non buttiamo le dita, Valentina, che tanto lo so. Oh, oddio! Bravissima. Ti fidi di farlo? E questa è la prova per vedere se è pronto? Sì. Ah, ok, ok. Non fatelo a casa. Ok, beh, sono stata brava. Bene, sono contenta. Sono contenta. Mi è partita. Bene. Ok, questa è la prova che non ci serve. Ma cosa adesso dobbiamo fare? Dobbiamo unire gli albumi montati con la crema. Ma sempre con le fruste? No, no, no. Ah, ok. Devi prendere un cucchiaio e mettere questo. Tutto? Sì. E poi lo devi mescolare. Però ovviamente non si mescola a caso, no? Perché ah, certo. Se mescoli a caso si sgonfiano. E come bisogna mescolare? Ti faccio vedere. Dovresti prendere dall'esterno la crema e avvolgerla. Ok, in questa maniera. Forse è meglio se lo fai tu, perché rischio, mi sa che con questo step rischio di rovinare tutto, ragazzi, quindi io non mi fido quindi tanto. Praticamente per sicurezza forse è meglio lasciar fare a lei, perché questi step così importanti mi spaventano un po'. Visto che sei tu il master del tiramisù quick qua. Tanto adesso arriveranno gli chef. Sono molto tentata di, ma mi sto trattenendo. Diranno che cavolo sta facendo. Beh, senti, noi siamo chef professioniste, no. Noi facciamo sì. Per noi e per i nostri morosi sì, mariti, quindi sì. Insomma, che se non gli va bene gli tagliamo un braccio, quindi insomma, non è che possono dire che non è buono. Sì. Puoi assaggiare? Posso? Sì. Come? Così col dito? Ma sì, non siamo in famiglia. Com'è? Manca zucchero. Vabbè, allora manca zucchero, è vero. Perché ovviamente c'è lo zucchero c'è lì, Nesquik. Perché sennò viene veramente una bomba calorica. No. Cioè, poi tu l'hai sempre fatto senza zucchero, vero? Sì, perché sì, poi sì, alla fine ed era buonissimo. Il risultato finale lo si apprezza alla fine, no? Mentre nella versione classica, appunto, io avrei messo per mezzo chilo di... Se no non serve inquadrare. Allora racconta, inquadro me, ecco. Sì, per mezzo chilo di mascarpone bastano 4 cucchiai di zucchero, quindi... A noi non serve. Esatto. Siamo a dieta. Noi facciamo da medico, non posso dire di mangiare zucchero. Tirami squeak da che poi ti vengono i brufoli. I brufoli? Lo dico sempre alle mie pazienti. Infatti non ho bevuto ancora Coca Zero perché lei mi fa sentire tanto in colpa. Sì, adesso prendiamo un po' di latte. La quantità, diciamo, è un po' a caso, noi abbiamo il latte scremato, però può andare benissimo anche il parzialmente scremato. Perché noi siamo a dieta. Sì, l'intero direi di no, perché è sempre troppo. Mi hanno detto anch'io, io non l'ho perso mai dall'altra parte. Sì, infatti, neanche io. Da quando l'ho imparato... Hai ragione, è meglio. Sì. Adesso non vado da nessuna parte. Aspetta che mettiamo un altro po'. Sì, in realtà qua si va un po' a occhio e un po' a gusto, ecco, quindi io ho messo un po' di latte. Ok. E per quanto riguarda... Oh, il Nesquik, finalmente! Madonna, quanto è mio! Per questo ho detto subito non portare Nesquik! Allora, mettiamo 2 cucchiaioni abbondanti, dai. Per circa mezzo litro di latte, ecco. Che profumo di Nesquik, sì. Che buono. Quindi ripeto, qua è un po' a gusto, ecco. Certo, a noi piace tanto. Tanto se va, allora il latte ovviamente è da frigo a temperatura ambiente, insomma non è fondamentale. Sì, questo era a temperatura ambiente. Sì, sì. Poi ovviamente se dovesse avanzare Nicole lo berrà, oppure Tomas che, certo, là, che certo. Sta aspettando, finiamo di preparare. Allora, abbiamo aperto il pacco di savoiardi. Che buoni, vorrei mangiarmene uno così, ma non lo farò. Trattieniti! Prendiamo la misura della ciotola. Sono troppo piccole, Noi faremo oggi ciotole monoporzione. Sì. Monoporzione sì. Abbondante. Sì. Però si può avere anche una terrina o sì, qualsiasi esatto. Cosa voi vogliate. Ok, allora la sequenza prevede che si prende il savoiardo, lo si bagna appena, insomma,
giusto due secondi. Sì, no, non è necessario inzupparlo perché poi il savoiardo, anche se rimane un po' asciutto, poi si prende un po' della crema, si inumidisce. Certo. E quindi la sequenza prevede. E quello che avanza? Quello che avanza lo mangiamo per tappare. Ah, no. Pure per quindi lo mangio, ok. Stavo già pronta invece no. Quindi okay. Adesso ti faccio vedere come si fa. E poi faccio io? E poi fai te. Ok. Sì, sì. Ci servirà dopo. Ok. Quindi la prima come non detto. Così, anche se non è perfetto, chi se ne frega tanto. Tanto dopo si amalgama e sì, poi sì. Con il frigo si raffredda per bene. Non so quanto ne avrò. Aggiungiamo la crema. Sì. Tu lo fai sembrare così semplice. No, ma è semplice. Forse sono io che sono negata in cucina, per me è complicatissimo. Sì, e quindi fai il primo strato. Ah, vado io, secondo strato? Allora, sì. Prendo sì. Savoiardo. No, non serve tagliare. Ah, no, non serve. Ah, ok. Non serve. Ah, okay. Ah, non lo devo, ah giusto. Sì, no, devi prendere la Nicole, prima. Sveglia. Allora, come lo puccio? Così? Con le, sì, sì. E le dita pure, mi bagno? Sì. Tuc, ok. Lo scoli bene. Ok, e adesso lo metto per così o per così? Ma come vuoi, se vuoi lo puoi anche mettere incrociato così. Così. Ok, però perché non lo metti al centro? Ah, non lo so. Non sapevo dovesse stare al centro. Così poi, perché la parte è più lunga, quindi non puoi stare al centro. E adesso devo tagliare un pezzo? Prendi prima la misura che forse ci sta, però... Ci sta. Ci sta? Ci sta. Allora, puoi metterlo. Sai che adesso lo dovrai fare ogni giorno, Tomas. Ogni giorno. Ah, aspetta. Sì. Sì, sì, sì. Anche se magari lo schiacci un po' non è un problema. Ok, visto che ai lati rimangono un po' di buchi, se vuoi puoi prendere questi e poi li metti. Ok, tappiamo così. Sì, sì, sì. Così? E poi questo più sì. Piccolo qua? Ma sì, sì, ho lì, o mettilo anche là, non ti preoccupare, che tanto poi viene coperto dalla crema, quindi non si vede mai cosa c'è sotto. Così? Sì. Ma è terribile, non sono brava! Ok. Beh, perfetto. La crema. Qui devi mettere uno strato sufficiente a coprire i savoiardi. Abbiamo ricoperto di crema. Adesso? Adesso ne rimetterò un altro pochino. Ah, ok. Bisogna essere un po' generosi. Guarda. Ah, no, pensavo di dover fare un altro strato. No, perché sennò poi esce tutto. Però no, va, occhio, 3-4 cetoline. Questa è pronta. Te pronta? La puoi mettere in frigo. E il Nesquik sopra lo mettiamo dopo? Sì, quando lo vuoi servire si mette alla fine. O si mette il Nesquik oppure il cioccolato amaro, ma siccome a voi non piace metteremo Nesquik. Adesso questa va in frigo. Noi adesso continueremo così, stesso identico procedimento per il resto delle ciotoline. Il nostro tiramisù è pronto! È pronto? L'abbiamo lasciato in frigo troppo poco. Quanto è che dovremmo lasciarlo in frigo? Almeno 2 ore. Ok, ci è rimasto per mezz'ora. Comunque facciamo finta che sono passate 2 ore e per tempi televisivi / youtubiani. E tada! Abbiamo anche assaggiato un po' la crema con il savoiardo, con il Nesquik, buonissimo. E adesso non ci resta che spolverare un po', ovviamente lo fate appunto prima di servirlo o prima di mangiarlo. E andiamo alla seconda cosa. Giusto. No, perché servirlo sembra molto tipo professional, tipo agli ospiti, invece cioè prima di mangiarlo a cucchiaiate, probabilmente, e bisogna spolverare su un po' di Nesquik, giusto? Si dice spolverare? Sì, spolveriamo. Prendo Nesquik, non ho mai fatto sta roba in vita mia, quindi non so cosa aspettarmi, un po' meno. Uh-huh. Così. Metti su, dentro. Così. Ok, butta tutto. Cosa fai? Che ne so. Io spolveravo. Colpia, sì, è così. Come si muove? Ok, ce l'abbiamo fatta. Basta? È pronto? Yeah! Ta-da! Guardate la mia creazione, guardate la perfezione di questa creazione, che è un profumo buonissimo, però me lo slurpo io.
Questo è tutto, questo è il nostro tiramisù, che adesso andiamo a mangiarci noi. Sì, sì, che c'è Tomas che lo sta aspettando. Sì, che sta già là dietro che ci sta dicendo allora. E quindi, niente, io cosa vi devo dire? Fatemi sapere se lo realizzate anche voi e se è venuto buono, se vi è piaciuto. Insomma, scrivetemi. Io ho i commenti qua sotto, che ormai sono diventate esperte. Bravo, ormai sei youtuber, bravissima, ormai lei si intende. Quindi io voglio ringraziarti tantissimo che ti sei prestata per questo video, perché mi hanno chiesto di fare questo video da un anno praticamente, quindi sono super super contenta che meglio tardi che mai. Finalmente l'abbiamo fatto, quindi grazie, che ormai tu dovresti fare la youtuber, io te lo dico. La prima dermatologa italiana su YouTube, perché non mica male con me. Che cosa ne dite? Scrivetemi anche voi nei commenti, così la cominciamo. E niente, questo è tutto, mia family. Spero vi sia piaciuto questo video. Bacio grandissimo e ciao. Ci vediamo alla prossima. Ciao.